discepoli hanno mai chiesto una grazia al Signore? Quanto avete pagato? Cosa vi ha chiesto il Signore di fare per avere la grazia? È stata una cosa difficile o una cosa facile? In Seconda Re, al capitolo 5, leggiamo di una grazia richiesta da una persona per un'altra persona e di quanto ha pagato e di che cosa fa difficile ha fatto questa persona. Leggiamo insieme. Naaman, capo del re dell'esercito di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Ed egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario. E portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio, con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca dei pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciate le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggio a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu tornerai vivo». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, Labana e Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra, fuorché in Israele. Ed ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo». Ma Eliseo rispose: «Come è vero che il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla». Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Poiché tu non puoi permettermi, almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanto, perché tu non vuoi, permetti almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanta ne porteranno 2 muli. Poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Tuttavia, il Signore voglia perdonare una cosa al tuo servo. Quando il re, il mio Signore, entra nella casa di Rimmon per adorare e si appoggia al mio braccio, anch'io mi prostro nel tempio di Rimmon. Voglia il Signore perdonare a me, tuo servo, quando io mi prosterò così nel tempio di Rimmon». Eliseo gli disse: «Va in pace». Ringraziamo il Signore per la parola. Io vorrei ringraziare il pastore Marco per questa opportunità di predicare su questo tema, perché ci sono due ragioni per cui, diciamo, ho avuto in cuore di parlare di questo tema, okay?
e chiedo scusa già anticipatamente, forse ci a volte troppe cose, prendete quello che potete prendere, ok? E vedrai che il Signore farà crescere quello. Ma la prima ragione è perché Marco alcune settimane fa disse una cosa secondo il Signore, no? Disse alla fine di un culto, no? Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiere, di guarigioni, di malattie, chiami gli anziani, no? Che pregheranno per loro. E questa è una delle ragioni. La seconda la dirò un pochino dopo, ok? Va bene? E quello che vorrei fare, se mi permettete, è alcuni sermoni, alcuni insegnamenti sul tema della guarigione fisica. E non sono un esperto in materia, ma lo Spirito Santo lo è. E vorrei chiedere a Lui, attraverso la parola di Dio, come dice in Timoteo, no? Che la parola di Dio è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Il tema è la guarigione fisica. Se oggigiorno Dio guarisce ancora come fece in questi tempi, guarisce la malattia. E io direi che è un tema che spesso viene evitato in alcune chiese, in alcune denominazioni. E ci sono varie ragioni. E credo che le ragioni primarie siano pregiudizi dottrinali, abusi fatti in chiesa nel nome di Gesù, e a volte è proprio l'ignoranza stessa della parola di Dio. Di nuovo, io non sono l'esperto su questo, ma lo Spirito Santo lo è, la parola di Dio lo è, di Dio lo è, è quella che dobbiamo permettere che parli nei nostri cuori. E prima di tutto, lo dico adesso, e se Dio vuole lo ripeterò in altri sermoni, che la guarigione più importante che possa essere donata da Dio a una persona non è una guarigione fisica, ma la vita eterna. Quando lo Spirito Santo entra nella stanza più sacra e intima del cuore di un peccatore e le convince di peccato, la persona viene compunta nel cuore, come dice la parola di Dio, e corre con il pentimento a Gesù sulla croce e si presenta a quella croce, quel Salvatore, senza meriti, ma in una mano con i propri peccati e l'altra mano la colpa. Ecco solo le cose che possiamo come uomini portare a Dio, e qui riceve la misericordia e grazia, completo perdono, pace con Dio per mezzo del sacrificio perfetto, completo, fatto una volta per sempre. Questo è il miracolo più grande che l'uomo può sperimentare. Ma per mezzo della croce noi riceviamo, certo, la salvezza, ma ci sono altre cose cui noi abbiamo accesso. È come se abbiamo per mezzo della croce, e poi più in là parlerò, non oggi ma anche se non, forse ripeterò alcune altre cose, ma a volte va bene risentire, per mezzo della croce noi abbiamo accesso a un supermercato di benedizioni divini riservati per noi alla gloria di Dio. E nello scaffale di questo supermercato celeste c'è un prodotto che si chiama guarigione. Guarigione anche fisica. E la lettura che abbiamo fatto oggi, che ha letto il pastore Marco, sarà il mio testo di base, di partenza, perché ci sono tanti principi da imparare su questo tema. E a Dio sia la gloria in tutto questo. Nel contesto che ha letto Marco si parla di un uomo che si chiama Naaman. E Naaman era il capo dell'esercito siriano. Era un tipo di ministro della difesa, soltanto che lui veramente andava in guerra e andava in battaglia.
E era un uomo senz'altro stimato, era un uomo rispettato, era un uomo senz'altro temuto dal popolo e anche dal suo re, perché il re gli scrive personalmente una lettera di raccomandazione per il re di Israele. Dunque il re ci teneva a Naaman. Possiamo dedurre che il ruolo che lui occupava lo rendeva benestante, perché sappiamo che aveva almeno una serva e senz'altro stava bene economicamente. Però, malgrado la stima, il benessere, il potere che lui aveva, aveva due grandi problemi. Il primo era che era un pagano, non conosceva il vero Dio, e il secondo era un lebbroso. La lebbra, come sapete, è una malattia tremenda in quei giorni, e non c'era alcuna cura. Un lebbroso veniva visto peggio di un portatore di AIDS di oggi. Oggi per l'AIDS ci sono delle cure che tamponano i sintomi, ma io mi ricordo, se vi ricordate, quando fuori uscì questa malattia c'era una fobia sociale, no? Non andare in ristorante, avere il bisogno di toccare le forchette, usare le forchette in casa del prossimo, non tentare a fare una manicura, un pedicura, il dentista, no? Toccare una persona, stare vicino a una persona che potrebbe essere un omosessuale, un bisessuale, non lo so che, però c'era questa fobia. E per gli ebrei, per esempio, la lebbra era associata al giudizio di Dio per il peccato su quella persona, e questi lebbrosi venivano emarginati, separati, allontanati dalla città. La lebbra era una cosa tremenda, e probabilmente Naaman continuava a avere questo suo ruolo importante perché aveva un grande valore, non potevano far di meno di questo uomo. Però Naaman aveva che cosa? I giorni contati. Era senza scampo, era senza speranza. Allora, come abbiamo letto, i siriani erano i nemici del popolo di Dio. E cosa facevano? Ogni tanto facevano queste incursioni, questi atti di guerriglia praticamente, dove sconfinavano e facevano guerre e battaglie. E nella provvidenza di Dio, nel progetto perfetto di Dio, un giorno questi siriani rapirono una giovane fanciulla, che ne parleremo poi un po' più in là. Una giovane fanciulla ebrea, del popolo di Israele, e la portarono via, la strapparono via dalla sua casa, dal suo paese, e divenne la serva proprio nella casa di Naaman. E un giorno questa fanciulla venne a sapere di questa malattia del suo padrone e disse alla moglie di Naaman: "Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra." E c'è un detto, no? Che un uomo che sta negando aggratterà la lama di una spada. Naaman non aveva, cosa aveva da perdere? Venne a sapere di questo profeta e da lei si fa scrivere una lettera. E il re riceve questa lettera e incominciò a andare in tilt. Era un re che non è il re di cui abbiamo cantato, con il Dio di cui abbiamo cantato. Lui lo vide questa situazione come una minaccia, una scusa per essere minacciato, essere invaso il paese. Dice: "Ma questo mi sta chiedendo una cosa impossibile." Era un re disperato. Ma il profeta Eliseo, uomo di Dio, venne a conoscenza di questa lettera, di questa richiesta, e disse: "Ma guarda come deve fare, guarda come deve reagire, no? Tipo, che uomo, che leader, no?" Dice: "Guarda, secondo te, perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele." E Naaman andò con il suo capo, si presentò davanti alla sua casa, e Eliseo gli manda il messaggero. Dice: "Ok, vuoi guarire?
vai in Tufidis 7 volte nel Giordano. Una cosa semplicissima, però la reazione di Naaman era strana. Perché? Perché invece di fare quello che il profeta gli aveva detto di fare, lui si infuriò, lui si imbestialì. Perché? Perché? Perché Naaman senz'altro portava con sé preconcetti religiosi, e questi preconcetti religiosi miscelati con l'orgoglio era come mettere la nitro e la glicerina insieme e scuoterla, e esploso. Perché Naaman era un uomo religioso, ma era senza Dio in realtà. Lui, come abbiamo letto, andava al tempio di Rimmon, partecipava ai riti, adorava i suoi falsi dei, seguiva i riti esercitati dai suoi sacerdoti con vesti sacre, probabilmente con acque sacre, fumo sacro, coreografie magiche recitate con formule occulte, falsi dei. Ma è questo che lui si aspettava. Lui aveva un preconcetto che l'uomo di Dio avrebbe dovuto fare qualche cosa simile a questo. Ma l'uomo di Dio, gli sa che cosa gli dice? Vai e tuffati nel Giordano 7 volte, semplicemente. E lui andò via, arrabbiato, si infuriò, proprio investendo, me lo posso immaginare. Però successe una cosa, in un attimo, suo servo disse delle parole. Servo che non era neanche l'uomo di Dio, era un pagano lui, ma Dio si usa a volte delle persone fuori la Chiesa per fare delle cose straordinarie. È successa una cosa che cambiò la sua mente. È quella stessa cosa che fece il figlio prodigo. Vi ricordate il figlio prodigo che stava con i maiali, mangiando le piante, e un giorno qualche cosa gli successe. È come il re Nabucodonosor, sempre difficoltà di dire quello nome, però lo chiamo re Nabucodonosor per sentire, e che era impazzito, ma un giorno Dio gli dette un attimo di ragione. È quell'intervento divino che probabilmente nel caso di Naaman era il ravvedimento, che qualche cosa del mio passo devo lasciare, quello che ho sempre creduto, vado per fede a fare questa cosa. Infatti lui si tuffò. Versetto prossimo. E quell'atto di ravvedimento lo dovò portare, lo dove portare, abbandonare, smettere di confidare nelle proprie convinzioni religiose pagane false. E infatti, dopo quell'intervento spirituale e fisico, lui esce, va da Eliseo e dice, tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché Israele. Lui era nato di nuovo, ha avuto un'esperienza spirituale e una benedizione fisica. E quello che vorrei dire oggi, per oggi, da questo racconto possiamo imparare molte cose, ma io vorrei concentrarmi, come ho detto, su due cose in particolare: che preconcetti religiosi e ignoranza dalla parola di Dio diventano seri ostacoli nel ricevere delle benedizioni, anche quelle fisiche. Dobbiamo avere fede nella parola di Dio, senza dubitare che Dio onorerà e manterrà la sua parola e le sue promesse. Dio onorerà e manterrà la sua parola e le sue promesse quando noi le approviamo con fede, per fede. Vedete, noi non possiamo avere fede che ci salva se prima non è piantato un seme della parola di Dio.
se non sentiamo la parola di Dio, non possiamo avere fede in quella cosa. Romani 10:7, grazie Benjamin, dice: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Questo è un versetto che, sai, io l'avrò sentito 100.000 volte, ma ha ancora più effetto per me questo, perché quella parola di Dio, quel seme, è un seme che produce fede. Aumenta la tua fede, hai qualche cosa in cui credere. È come che se un bambino, il padre, gli dice: io sabato ti porterò una bicicletta, quel bambino non vede l'ora di sabato. Perché? Perché il padre gli ha detto avrà una bicicletta, lui crede che il padre avrà la bicicletta, ci crede, arriva sabato e il padre gli dà una bicicletta. Devi credere nelle parole del padre. Come possiamo avere fede per essere salvati se nessuno o non ti viene annunciata la parola, il seme della parola dell'Evangelo? Come puoi sapere che hai giustificazione presso Dio se nessuno ti ha detto, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo? Quello è il seme che viene impiantato nel cuore, nel cervello. Tu hai qualche cosa per cui avere fede, tu aspetti quella cosa e sai che hai quella cosa quando la ricevi per fede. Dunque, come tu ricevi la giustificazione attraverso l'ascolto, ricevi altre cose di Dio, benedizione di Dio, attraverso l'ascolto di quella parola. E questa è una delle promesse che Dio dà. Questo è un seme. Questo è un seme. E la parola di Dio parla di guarigioni, e questo è uno dei casi. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi pregano per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni agli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Questo è un, non so, è il Nuovo Testamento questo, eh? Questo non è il Vecchio Testamento, questo è guarigione che viene data dal cielo, che possiamo aprire, andare in questo supermercato e prendere questa promessa che Dio ci dà se la accogliamo con fede. E c'è ordine in questo, perché Dio è un Dio di ordine. Quando facciamo, prendiamo queste promesse e le mettiamo in pratica con ordine, il Signore onorerà la sua parola, quel seme porterà frutto. Dio ci dà cose buone, ci dà delle cose. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che domandano. Il supermercato di Dio è strapieno di cose buone. Però ostacoli, ripeto, chiamati pregiudizi aride, pregiudizi dottrinali aride e impotenti, possono atrofizzare la crescita sia della Chiesa locale e delle benedizioni che possiamo sperimentare, come la guarigione fisica. E ci sono carissimi fratelli in Cristo di tante denominazioni che si adorano esclusivamente, certamente per la cosa più importante, annunciare l'Evangelo per salvare le persone, e questa è la cosa, miracolo più grande, per carità. E però, secondo alcune denominazioni o chiese, la guarigione miracolosa era una cosa
tanto tanto tempo fa, no? Chiesa primitiva, era necessaria solo per attestare, per far vedere che quello che predicavano sia gli apostoli e gli evangelisti era vero. Una volta che abbiamo avuto il Nuovo Testamento, le epistole, la cosa è finito. E secondo me è come se dicessero che con la morte dell'apostolo Giovanni, che era l'ultimo apostolo che morì nel 91 dopo Cristo, alle 21:24 Dio staccò la presa del miracolo per l'umanità, però ha lasciato quella della salvezza aperta. Non so se mi spiego. È tutto finito. E questo per me è un pensiero, mio pensiero, più greco che ebraico. Perché i greci, noi siamo infestati dalla filosofia greca, separavano l'anima e il corpo. Il corpo, l'anima è pura, è nobile, la cosa nobile è l'anima. Il corpo è sporco, è materiale. No? Questa è una divisione che purtroppo ha infestato il cristianesimo. L'ebreo, noi dobbiamo pensare, non greci, noi dobbiamo pensare all'ebrea, il corpo, l'anima, è tutto uno. Quando l'ebreo va al bagno, osservate, va al bagno, fa le sue cose, tu dici grazie a Dio, e esce e dice: cos'è la cosa, sto andando di corpo, sto bene, grazie a Dio, alleluia. È così perché il corpo funziona, è stato fatto così. Ma il greco, oh no, cosa impura, no? Concentriamoci sullo spirito, la carne cattiva. Non dobbiamo pensare in questo modo, perché Dio è il nostro Dio di tutto in noi, non solo lo spirito, ma anche la parte fisica. Benjamin, per favore. Questa è una cosa che io devo sempre meditare su questo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non c'è un altro Gesù, non c'è, è sempre oggi è il Gesù di allora e domani sarà il Gesù di oggi, e perché lui è sempre eterno, no? E queste dottrine, secondo me, questi pregiudizi, poi uno è libero di credere come vuole, per carità, atrofiggono per me luce di una benedizione che Dio vuole dare. E questa è la seconda ragione, dopo quella di Marco che ha scatenato. È un'esperienza personale, non mi vergogno di dirlo, e non lo dico con animosità, non lo dico con amarezza, ma è stata una cosa che a me, per me, ha turbato il cuore. Non so se vi succede mai una cosa, devo essere onesto. Tempo fa, frequentavo una chiesa dove c'era un fratello che era sempre malato. Ogni settimana ne aveva uno, ogni due settimane ne aveva qualche cosa. Mal di testa, un'altra volta vertigini, poraccio, infezioni varie in tutte le varie. Poi la prossima settimana non usciamo più. Dolori dal collo ai piedi, sempre sempre malato. E caritativamente i fratelli fecero un dono di una sedia dove poteva stare comodo, no? Ma io andai dal pastore e chiesi: pastore, ma scusa, ma perché non ungi questa persona così malata con olio? E Dio dice: il malato verrà guarito. Ce lo insegna il Signore questo, ma perché non lo mettiamo per fede? Beh, anche volevo fare subito, ma dico, ci deve essere una soluzione per questo braccio, no? E però il pastore rimase sconcertato, confuso, rispose: ma non so, sì, è una cosa che dovrei esaminare, farmi vedere, fammici pensare, analizzare il passo, poi dovrei chiedere l'approvazione dei miei superiori. Poi passarono mesi, niente fu fatto. Io non lo so, forse è stato fatto dopo, spero che sia stato fatto dopo, ma questo mi ha disturbato tanto.
perché questo dono che era accessibile non è stato dato. Ma se tu non puoi, non credi tu, come puoi insegnare, come puoi piantare quel seme in cuore di quel malato che viene e dice: fratello, ho bisogno di preghiere, ho bisogno di restrizione, ho bisogno di fate questo, perché Dio ha promesso questo, no? La preghiera della fede salverà il malato, il Signore lo ristabilirà. Pregate gli uni gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha un grande efficacia. E il non fare questo, il non mettere in pratica queste cose, è come la parabola del seminatore. Vi ricordate la parabola del seminatore? Il seminatore andò e seminò. Non è solo per l'evangelizzazione il seminatore. Il seme è la parola di Dio. La parola di Dio dice: fai questo, però se quel seme cade in cuori duri, pieni di aridi dottrine, pregiudizi dottrinali, secolari, cade, viene Satana, lo prende e lo porta via. Non è che Dio non fa, è che il seme non dai, perché non hai cosa, se non hai da dare, cosa hai da dare a loro, no? Se non sai cosa è da dare a loro. Benjamin, per favore, ascoltate, fratelli e sorelle. In verità, vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre mio. Non ha detto voi 12 solo che credete in me, o poi se verrà un Timoteo evangelista o qualcun altro. Chi crede in me farà le opere che faccio io. Non siamo con Gesù, ma era necessario che lui andasse dal Padre, perché affinché noi ricevessimo lo Spirito Santo. Dio Spirito vive in te e ti dà queste cose per dare a chi ha bisogno. E per esempio la paura dell'estremismo religioso può essere un freno nel ministero della guarigione, e questa paura può impoverire una chiesa. E senz'altro ci sono stati abusi di questo ministero, e questa paura è come quel seme che cade nelle rocce. Cosa era successo? Il seme cade nella roccia, parte subito. Oh sì, si può fare questo, ma aspetta, forse penseranno che noi siamo un branco di santoni, e cosa dirà la gente di noi, e forse non è secondo la nostra denominazione, no? E allora ci perseguiranno. E allora che succede? Si secca. Può portare frutto del genere? Non può portare frutto del genere. E poi c'è l'ignoranza veramente di chi avrebbe dovuto conoscere la verità. Il re di Israele, Jehovah, quello che si stracciò le vesti, quello che era disperato. Se c'era qualcuno che doveva sapere veramente cosa fare, era lui. Perché quel canto che abbiamo cantato prima, il nome di Dio è una fortezza, il giusto ci corre e salvo sarò, era del Vecchio Testamento. Lui aveva la rivelazione, la rivelazione della sua tradizione, dei suoi padri. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe si era rivelato, ha dato le sue leggi, ha dato le sue promesse, si è manifestato sul Monte Sinai, il popolo udì la sua voce, ci furono miracoli che venivano tramandati. Quello che abbiamo imparato l'altra volta, la Shema Israele, lo ricordate? Il nome del Deuteronomio, Dio è l'unico Dio. Quelle cose lui le doveva sapere, ma lui era un miscredente. Diciamo, era in una condizione peggio di Naaman prima della conversione, perché lui sapeva, ma non c'era frutto, non credeva in Dio. E infatti il re Jehoram, in secondo re, dice: tuttavia egli rimase attaccato ai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, e non se ne distolse, era un re malvagio. Dunque, questo re avrebbe dovuto conoscere
i nomi di Dio, come abbiamo cantato oggi, e grazie per la, ringrazio il Signore e lo Spirito Santo ha ispirato a veramente cantare questi canti, e hanno a che fare con il nome di Dio. Ma Dio ha tanti nomi, però Dio ha sette nomi redentivi, si chiamano sette nomi redentivi di Dio. Sono solo sette, non sono sei, otto, sono solo sette. Ha tanti altri nomi, ma sette sono i suoi nomi redentivi. Nomi redentivi vuol dire i nomi che lui ha nella relazione con l'uomo. Non sono solo le sue caratteristiche, le sue la grandezza di quello che è la, nella sua relazione con l'uomo. E questo lo possiamo capire meglio. Sette nomi, il sette è il numero perfetto, no? Leggiamo nella Bibbia che ci sono sette spiriti di Dio, come dice in Isaia. Ci sono i sette candelabri che leggiamo in Apocalisse, no? La minore, no? Quel candelabro ha sette candele che stanno al tempo. Sette è il numero perfetto. Sette volte doveva tuffarsi nel Giordano. Sette è il numero perfetto. Gesù è il Salvatore perfetto, e Gesù disse: andate in tutto il mondo a predicare la buona novella, la buona notizia della redenzione. E come figli di Dio abbiamo accesso a questi benefici della redenzione, che poi ne parlerò più in là. Grazie alla croce, quei titoli, quei nomi di Dio, quei sette nomi redentivi sono per noi. E il primo, per favore, ecco, Jehovah Shammah. Cosa significa? Significa il Signore è presente, è il Signore presso noi. Questo è uno dei suoi nomi redentivi, il quale noi abbiamo avuto accesso a questo beneficio, che il Signore è presente qui in mezzo a noi, è presente nella tua vita, nella tua famiglia, è reso possibile in mezzo alla croce. Secondo, Jehovah Nissi. Cosa significa? Significa il Signore è il mio vincitore, è il mio vittorioso generale, il mio vittorioso conquistatore e protettore. Perché sulla croce cosa ha fatto? Gesù ha spogliato i principati, potenze spirituali, della malvagità, dominatori di questo mondo, e ne ha messi al ridicolo. Dunque, noi abbiamo quel beneficio di appartenere a quell'esercito di vincitori, ora, grazie a questo Redentore. Terzo nome redentivo, difficile da pronunciare questo, dice Geova, Zikken, che vuol dire il Signore è la nostra giustizia. La nostra giustizia. E lui apre le vie a qualunque peccatore che si ravvede a ricevere questa giustizia, che ci fa vivere oggi giusti davanti a Dio, dove oggi fisicamente e spiritualmente l'accusatore non mi può dire niente. Lo Spirito Santo ti può dire qualche cosa se stai peccando, c'è qualche cosa che non va, ma l'accusatore non può dire, non sono figlio di Dio, io sono giusto, grazie a questo attributo di questo Dio che ha questo nome redentivo che era anche per me. Prossimo, Jehovah Ra, come qui dice Roy, vuol dire il Signore è mio pastore, il Signore è mio pastore. Lui è diventato il mio pastore perché è il tuo pastore, perché ha dato la sua vita per le sue pecore. Prossimo, Jehovah Shalom, il Signore della mia pace. Grazie alla croce abbiamo pace con Dio e possiamo vivere in pace anche in momenti difficili. Prossimo, Jehovah Jireh, vuol dire il Signore provvederà. Signore ha provveduto a un sacrificio sulla croce per i nostri peccati, ma il Signore provvederà ad ogni nostro bisogno, anche fisico.
di tutto ciò che abbiamo bisogno perfettamente, non dobbiamo aver timore. E l'ultimo è Geova Rafa, vuol dire il Signore è colui che guarisce, colui che ci guarisce. Gesù è colui che ti guarisce. Io sono il tuo medico spirituale e Dio è anche il nostro medico anche fisico. Non possiamo dire, beh, ok, Geova è il mio pastore e come pastore lui sì, come fa un pastore che fa, prende la pecora ferita, la guarisce e lo, certo, lui mi guarisce. Ma se lui è il mio pastore o è il mio provveditore o è il mio protettore, non solo spirituale ma anche fisico, ma anche un medico, e Dio può guarire. Ecco perché la parola di Dio ci insegna se qualcuno è malato. E poi ci sono altre passi che vedremo. Ok, fratelli, concludo. E grazie per la vostra pazienza, ma Gesù è il Signore ieri, lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Questi segni della parola e promesse di Dio sono accessibili anche oggi. Andiamo per fede in quelle promesse che il Padre ci ha fatto, in quel Giordano dello Spirito Santo, che ha reso accessibile questi sette nomi, il quale noi dovremmo veramente attaccare sui muri, guardare ogni giorno, dice questo è il mio Dio, non sono ignorante dei miei pregiudizi, abbandoniamoli al Signore per ricevere piena benedizione. È come quando andate al supermercato o dal macellaio c'è il pacco famiglia, no? Pacco famiglia, che pensi? 3, 4, 5 tipi di carne, tutti in un pacco con un prezzo. Questi sono dei cani di benedizione di Dio, accessibili a quel supermercato di Dio. Amen. Grazie Signore che tu sei colui che guarisce. Se oggi c'è qualcuno che può essere guarito, preghi assieme a me queste parole. Signore, io ti ringrazio perché tu sei Shammah, tu sei un Dio presente. Io so che tu sei presente a me e ti voglio ringraziare perché tu sei il mio scudo, tu sei il Nissi, tu sei lo scudo che mi protegge. E io ti ringrazio, Signore, perché tu sei la mia giustizia. Tu sei Geova Zichemo, colui che mi protegge, che mi fa avere giustizia davanti a tutti quanti, tutte quante le ingiustizie del mondo. E Signore, io so che tu sei il mio Roi, il mio pastore. Io lo so che tu mi vuoi bene e mi curi. E Signore, so che tu sei il mio Shalom, il mio Dio che mi dà pace. E io trovo pace in te. E Signore, io so che tu sei il mio Jireh, sei il mio Dio che provvede, come hai provveduto nel passato, provvederai nel futuro e nel presente. E so di certo che tu sei colui che è Rafa, colui che guarisce. Io, Signore, ti chiedo di guarire le mie ferite, che siano fisiche, che siano mentali, che siano del passato, che siano di un futuro che io non vedo ancora e di cui sono spaventato. Signore, guarisci, perché io posso essere tuo testimone e tua testimone. Nel nome tuo santo, Signore Gesù, io prego. Amen.